Una casetta interamente di marzapane e cioccolata con tanti canditi e caramelle, esattamente come nella celebre fiaba celtico-medievale Hansel e Gretel. Una grande torta realizzata dai giovanissimi studenti delle prime classi dell'Istituto Lauricella che, sotto l'esperta guida di un pasticcere, hanno così concluso il progetto Il cibo nelle fiabe, che nasce dall'idea di sviluppare la didattica attraverso un modo divertente di avvicinarsi alla lettura, ai valori di una corretta alimentazione e all'importanza del cibo. Nasce dal desiderio della scuola di avvicinare intanto i bambini al libro, quindi intanto educazione alla lettura e quindi le fiabe, le favole. Poi chiaramente tutto quello che viene nella scuola deve avere una matrice, una valenza formativa, quindi dei valori che ovviamente noi vogliamo che i nostri bambini imparino chiaramente in collaborazione con la famiglia e quindi il cibo nelle fiabe e nelle favole. Questo progetto è nato da una particolare attenzione per le fiabe e soprattutto per le fiabe celtiche, le fiabe medievali. È nata da una così, abbiamo nata insieme alla collega Angela Bottone e Francesca Greco leggendo un po' la fiaba di Hansel e Gretel. Da lì abbiamo un po' pensato che nell'immaginario comune questa grande creatività di questa casa dolce, la casa di caramella, di zucchero filato, di dolcetti vari e quindi il cibo visto da un punto di vista creativo, il cibo che è passione, creatività, inventiva. Il vero senso di questo progetto è il perché c'è sempre menzionato il cibo nelle fiabe. Perché è una cosa importante nella nostra vita. Il cibo serve per alimentarsi, il cibo serve per vivere. Un percorso educativo dal carattere triennale, già dall'anno prossimo, attenzione al cibo povero attraverso le fiabe africane prima, asiatiche poi. Un progetto a cui prende parte anche un'equipe dell'ASP, dell'Ufficio Educazione alla Salute. Io ho cercato appunto di far criticare un po' i bambini, anche se piccoli, ma fortunatamente c'era anche la presenza delle madri, del significato proprio della mancanza di cibo in un contesto come quello in cui è stata scritta questa fiaba, che era il Medioevo, cioè quando proprio c'era la fame, quando l'infanticidio era legittimo, cioè era normale abbandonare i figli in un bosco, cioè dare una lettura critica in un momento e rapportarla in un momento storico come quello di oggi, dove al contrario i nostri frigoriferi sono pienissimi, le nostre credenze sono pienissime e quindi il problema, il paradosso di oggi è l'eccessivo cibo. Oggi un'esperienza del tutto singolare per un maestro pasticcere, quello di preparare una torta dalla forma della casetta della fiaba di Hansel e Gretel e con degli aiutanti d'eccezione che sono dei bambini piccolissimi di un istituto scolastico. Com'è stata questa esperienza? Com'è stato preparare questa torta? È stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché nel volto dei bimbi si vedeva una contentezza che sinceramente non si vede tutti i giorni, visto tutte le cose che si sentono alla televisione. È stata un'esperienza unica perché questa è la prima volta che noi facciamo questa iniziativa. Un appuntamento dunque a cui i bambini hanno partecipato con grande entusiasmo, prendendo parte attivamente alla preparazione e creando anche degli originali elaborati su cui riportare la loro personale visione della fiaba di Hansel e Gretel. Ora ditemi la verità, ditelo tutti quanti in coro. Vi viene voglia col ditino di andare su questa torta e poi leccare il... E allora tutti a mangiare l'appetitosa torta di Hansel e Gretel.